io sono Lino Del Maso, ho fondato la tipografia Lino Del Maso nel 1963, dopo aver fatto 8 anni presso un'azienda a Bassano del Grappa, ho intrapreso questa attività con la moglie, che ha contribuito specialmente nella contabilità. Quindi siamo partiti, e prima con un locale di 38 metri quadrati, poi abbiamo avuto il primo apprendista, il primo operaio, poi siamo arrivati a trovare un locale di 200 metri e quindi là siamo stati, ecco, sempre anni, 2 anni. E poi nel frattempo il figlio Stefano è diventato grande. Il figlio Stefano, dopo la maturità, credevo che potesse venire a lavorare qua subito, e lui ha detto no, io vado avanti a studiare. Oggi qui è insieme a me con la laurea di ingegneria gestionale. È stato un doppio orgoglio per me e anche per la moglie di avere un figlio che ha intrapreso la nostra attività. Sono Stefano Del Maso, dal 2000 sono entrato in azienda familiare fondata da mio papà Lino e mia mamma Lucia. Le prime mansioni sono state quelle di curare l'aspetto qualitativo, quindi ci siamo certificati ISO 9001 e poi ISO 14001. Nel contempo abbiamo sviluppato in termini di innovazione sia di processo che di prodotto, quindi abbiamo investito sia su attrezzature ad alta tecnologia sia sulla formazione del nostro personale. In questi giorni arriva questa bella notizia di un riconoscimento regionale. Oltre ad aver ricevuto maestro artigiano per mezzo dell'Associazione Artigiani di Provincia di Vicenza, questa mi dà, ecco, un altro senso di soddisfazione. Un riconoscimento vuol dire che hai trattato persone, cose, istituti, l'ente pubblico con un certo rispetto. Hanno fatto il mio nome per ricevere un premio. Questa è la grossa soddisfazione, perché quest'anno facciamo 60 anni di fondazione. E mi ricordo, era un ragazzino che aveva 22 anni, aveva appena finito il militare. E oggi mi trovo con un riconoscimento regionale, non è da poco. Grazie al nostro ufficio personale e al raggruppamento di Marostica di Confartigianato hanno iniziato l'iter per divenire maestro artigiano, e questo per me è un onore e un orgoglio esserlo, assieme a Confartigianato Vicenza e soprattutto al Cesar. Abbiamo avuto un'idea di formazione per i nostri collaboratori in ambito di relazione fra di loro e relazione fra il titolare e i collaboratori. Questo corso ha avuto enormi successi e lo vediamo da come in questo momento i miei collaboratori si stanno comportando. Sono iscritto dal 1963 alla Confartigianato. L'artigianato vicentino è stato forte perché ha trovato nella propria strada la Confartigianato Vicentino, dove che ha seguito passo per passo le aziende. E quindi artigiani sempre sul pezzo. Artigiani sempre sul pezzo.